Riparte la stagione e Nedved non perde tempo. Sembra ancora più grintoso e reattivo di sempre. In campionato timbra il cartellino dei marcatori con reti spettacolari decisive. Allora di mezzo verso Trezeguet che la sponda dentro! Trezeguet scarica su Nedved, c'è superiorità numerica, Nedved parte il tiro, rete, Nedved, Juventus in vantaggio. E questo è un passo importante anche verso il pallone d'oro. È ufficiale, France Football ha incoronato il suo re per l'anno 2003, è Pavel Nedved. Volontà, determinazione, la tenacia, l'allenamento, la costanza, la determinazione, quella di non arrendersi mai e di raggiungere sempre... cercare di raggiungere sempre gli obiettivi che uno si è messo in testa. Questo è stato secondo me Pavel Nedved, questa forza che lui ha interiore di riuscire sempre, ogni giorno, ad allenarsi al 100%, l'ha portato a vincere il pallone d'oro. Io penso che il pallone d'oro è atipico, nel senso finora si è sempre preferito premiare un giocatore che ha dei colpi, un giocatore tecnico, un giocatore che... ha dato spettacolo. Io penso che Nedved spettacolo da poco, ma fa tanto lavoro e tantissimo sacrificio. Si alza assordante il coro Pavel Nedved, Pavel Nedved. Ed è splendida la coreografia dei sostenitori della Juve con la scritta Pavel. E qui Erno, il direttore di France Football, che consegna il pallone d'oro al giocatore della Repubblica Ceca. Consegna è avvenuta qualche attimo prima. Pavel è emozionato, il pubblico applaude. Lui lo ripaga al 29esimo con l'ennesima prodezza. Un gol da pallone d'oro. Attenzione a Nedved, zona tiro, prova Nedved, rete! Che gol!